Il Foggia, nelle vene c'è il Foggia, nel mio cuore c'è il Foggia, che non lascerò mai. Avellino, Ascoli e Brescia. Questi sono i tre impegni di quest'oggi per il nostro Foggia su FIFA 18 nella modalità carriera allenatore. Benvenuti nella settima puntata con i nostri satanelli che in 5 partite di campionato hanno portato a casa 3 vittorie e 2 pareggi, anche in modo fortunato. Vedremo se in questa puntata continuerà la fortuna, ma la fortuna continua con il vostro supporto. Mi raccomando, primo match di oggi contro l'Avellino. Andiamo a fare la formazione. Piano piano inseriamo Pinamonti dal primo minuto. Questa è la formazione che scenderà in campo con Pinzoglio, Rubin, Cannavaro, Camporese e Gerbo completano la difesa al centrocampo. Fedele, Agnelli e Bacca. In attacco Fedato, Pinamonti e Chiricò. C'è un po' di riposo per qualche giocatore. Questi sono i sostituti, i giocatori che saranno in panchina: Pelizzoli, Martinelli, Figlio Meni, Deli, Sarno, Nicastro e Mazzeo. Non sbagliamo, giochiamola bene questa partita. Ecco qui, le squadre sono scese in campo. Vorrei proprio concludere questa puntata con un Foggia ancora imbattuto. Dobbiamo provarci. Vediamo la formazione dell'Avellino. Ed eccola qui, si schiera con un 4-4-1-1, 4-5-1, Ardemagni come unica punta. Forza ragazzi, il match è iniziato, il Foggia palla al piede, gestiamo il pallone, facciamo tantissimo possesso, ma soprattutto non sbagliamo occasioni. Passaggio, subito lo scambio, il tocco poi a Fedato! 2 minuti e 36, prima azione, prima costruzione, vantaggio Foggia, signori. Siamo stati davvero cinici. Bellissimo scambio di prima, Pinamonti, se non vado errato, ha passato il pallone a Fedele. Fedele subito per Fedato che insacca il pallone in porta. Pinamonti, il Foggia continua ad affacciarsi. La va a toccare al capitano, forza Agnelli. Il tocco poi a Vacca. Palla al piede, bravissimo Vacca, ci sta davvero aiutando. Pallone in mezzo, cerchiamo Pinamonti, invece troviamo Fedato, ma c'è un fuorigioco. Siamo carichi ragazzi, sono carico quest'oggi. Fedele, fa una finta, salta l'avversario, il tiro, la deviazione, corner. Mamma mia, sono carico. Chiricò, palla al piede, Chiricò, ancora Chiricò. La va a toccare a Vacca, prova il tiro di sinistro, pallone alto. Pallone che sorvola la traversa di pochissimo. Gerbo, ancora Foggia, l'Avellino non si vede. Fedele si gira, salta l'avversario, poi di sinistro, pallone alto, ancora alto, dobbiamo raddoppiare. Ancora Foggia, Pinamonti, prova a fare tutto da solo, ancora Pinamonti, se ne va Pinamonti, poi la tocca a Fedato, l'autore del gol. Fedato la mette in mezzo, rigore tutta la vita, non so se il pallone era dentro l'area di rigore o fuori. Nel frattempo ammonito l'Averone. Non è rigore. Il pallone era fuori. Così fuori era. Vabbè, punizione che batte Agnelli. Pallone in mezzo, all'indietro. Non capisce Fedato. Finisce il primo tempo. Ottimo Foggia, ma non siamo riusciti a raddoppiare. Giro palla per l'Avellino in questi primi 5 minuti del secondo tempo. Cerca di trovare uno spazio, un errore di marcatura da parte del Foggia e si è quasi infilato nell'area di rigore. C'è questo tiro, pallone alto, riesce a controllare con molta facilità il nostro portierone. Brutta la prestazione di Pinamonti nei primi 20-30 minuti, si è visto un po' del primo tempo, poi è completamente sparito, esce ed entra Mazzeo. Ancora Vacca, mamma mia Vacca, semina il panico, Agnelli bravissimo, poi di destro c'è la deviazione, mi sa che c'è corner, no. Nuova sostituzione, esce Cannavaro, entra Martinelli, facciamo riposare un po' il nostro campione. Il tocco a Gerbo, ancora un tocco, attenzione a Vacca, finta di Vacca, nell'area di rigore, la mette in mezzo, una deviazione con una mano, io ho visto un tocco di mano. A 10 minuti dalla fine, ultima sostituzione, esce Fedele, ottima prestazione, uno dei migliori in campo, ed entra Deli. Attenzione l'Avellino, negli ultimi minuti cerca lo scherzetto, ma
la difesa si sta comportando davvero molto bene e possiamo buttare fuori. Siamo nei minuti di recupero, vediamo se il Foggia si porta a casa questa vittoria su misura. Una partita sbloccata nei primi minuti, incredibile. Non siamo riusciti a raddoppiare anche se abbiamo fatto la partita. Meno male che non è arrivato lo scherzetto dell'Avellino. E questi sono i risultati della sesta giornata di campionato. Attenzione perché il Foggia vince, il Bari pareggia e quindi agganciamo la squadra barese. Se non vado errato, Carpi 2, Empoli 1, Cesena 1, Cremonese 2, Virtus Entella 1, Venezia 1, Cittadella che perde in casa 2-1, 2-0 del Frosinone contro il Parma, Spezia Perugia, Perugia Spezia 1-1. Non me lo sarei mai aspettato, ma questa è la classifica dopo 6 giornate di campionato. Il Frosinone in prima posizione con 16 punti, seguono il Foggia e il Bari con 14, Virtus Entella con 12, Cremonese e Ascoli con 10, l'Ascoli sarà la nostra prossima avversaria, Carpi con 9, Spezia con 8 insieme al Brescia e al Cesena. E adesso reggetevi forte perché, come già detto, affronteremo l'Ascoli che si trova in quarta posizione con un solo punto dalla nostra squadra. Dobbiamo stare molto attenti, l'Ascoli ha perso qualche punticino per strada, ma è una squadra difficile da battere. Fortunatamente possiamo mettere in campo tutti i giocatori che vogliamo, tutti i giocatori titolari, e scenderemo in campo così con Pinzoglio, Rubin, Cannavaro, Camporese e Gerbo, al centrocampo Vitale, Agnelli e Vacca, in attacco Fedato, Mazzeo e Sarno, questa volta come ala destra. I sostituti sono Pelizzoli, Martinelli, Figliomeni, Fedele, Chiricò, Nicastro e Pinamonti, che cresce ancora e arriva a 66 di overall. Una delle partite più difficili di questo inizio campionato per il Foggia, che affronterà l'Ascoli, che non può più permettersi di lasciare punti per strada. Ok, stiamo molto attenti, vediamo la formazione, si schiera con un 4-3-3, una formazione che può darci problemi. Attenzione, c'è Floriano. Tutto pronto, il match inizia e attenzione, attenzione, ve lo dico, attenzione. Attenzione all'Ascoli. L'Ascoli che avanza, l'Ascoli che costruisce il passaggio, il tiro di precisione, ma non è per niente preciso questo tiro. Vitale, Vitale, ancora Vitale, palla al piede, Vitale la va a toccare a Vacca, l'ha colpita malissimo, troppo piano, ad un passo dal gol. Attenzione, che tiro ha fatto! Finta di Agnelli, si gira, la va a toccare a Vacca, ancora Foggia, attenzione a Sarno, si è infilato Sarno, la tira da lì e il portiere deve fare gli straordinari. Che bella parata. Vacca per Gerbo, Gerbo per Agnelli, Agnelli salta l'avversario, Agnelli, la deviazione del difensore corner, ad un passo dal vantaggio. Pallone in mezzo, ecco il cross, il colpo di testa sballato da parte di Camporese. Palla al piede, il numero 10 la mette in mezzo, attenzione, errore difensivo del capitano. Meno male il tiro è sballato da parte di Rossetti. Clemenza, Clemenza, ha colpito malissimo il pallone. No, 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 tira direttamente, poteva metterla in mezzo, ma attenzione, c'è la parata di Pinzoglio, il pallone entrava, rivediamo il replay, forse il pallone non entrava e forse Pinzoglio non l'ha toccata. Due minuti di recupero, 0-0, Foggia-Ascoli, una partita attualmente equilibrata, ma abbiamo avuto una grandissima occasione nei primi minuti con Vacca avanti al portiere. Non volevo tirare una fucilata perché so che questi giocatori non sono molto precisi e quindi avevo paura che me la sparasse al celone. Invece, signori, abbiamo tirato leggermente debole e l'ha completamente sbagliato il tiro. L'ha completamente sbagliato. Ancora Ascoli con Floriano, Mogos e Bianchi. Colpo di testa, mamma mia, che salvataggio. Che portiere abbiamo. Fedato, Vitale, ancora, ancora Foggia, Vitale, fa una finta, attenzione, pallone in mezzo, il nostro Mazzeo Bomber, Mazzeo, con il numero 19, segna lui, 1-0, ma che azione ha fatto Vitale, Mazzeo segna sempre, non delude mai. Terzo gol in Serie B per il nostro Fabio Mazzeo, che si gioca questo pallone,
Ancora Fedato. Fedato la prova a mettere in mezzo, il pallone che scende, il portiere esce ma fa un erroraccio. Riesce a salvare tutto il difensore. Ancora Foggia, l'Ascoli si è addormentato. Bacca prova il tiro. Che gol Bacca! Che gol Bacca! Che gol ha fatto Bacca! Non ci posso credere! Questo giocatore può giocare anche in Serie A. Questo centrocampista rimarrà anche in Serie A. Assolutamente! Fa dei gol spettacolari, inserimenti. Si è divorato un gol nel primo tempo, ma si è fatto perdonare con questo destro. Mamma mia! Esce Mazzeo, entra Pinamonti, facciamo riposare il nostro bomber. Entra Martinelli, esce Cannavaro. Entra Fedele, esce Vitale. Ottima prestazione anche per lui. Sarno, siamo all'85esimo. L'Ascoli nel secondo tempo non è sceso in campo. Attenzione, qui c'è fallo, punizione. Punizione. Non abbiamo specialisti sulle punizioni, quindi giocheremo come sempre a trail. Tocco a Fedele di sinistro. La traversa. La traversa. E finisce 2-0. Migliore in campo, secondo me, Bacca. Sempre lui. Ragazzi, tiene in mano il centrocampo, si inserisce, fa gol, fa assist. Poi Pinzoglio, un grande portiere. E posso dire che stiamo pian piano facendo inserire Pinamonti, che attualmente non si vede per niente, è troppo giovane, deve ancora avere esperienza ed è per questo che ha acquistato anche giocatori con una certa età. Signori, guardate la classifica, il sogno continua, siamo in prima posizione insieme al Frosinone, attualmente in seconda posizione solo per differenza reti. Noi abbiamo fatto 11 gol e ne abbiamo subiti 3, il Frosinone ne ha fatti 13 e 4 ne ha subiti. Adesso affronteremo il Brescia, che si trova in decima posizione. Possiamo portare a casa una vittoria e far continuare il nostro sogno di arrivare in Serie A in prima posizione e vincere il campionato di Serie B. Sarebbe epico! Durante gli allenamenti di ieri Paolo Cannavaro si è infortunato per 2 mesi! 2 mesi di stop senza Cannavaro! No! Brescia-Foggia, senza Cannavaro, attenzione perché abbiamo i giocatori contati e possiamo far svanire il nostro sogno. Dobbiamo vincere lo stesso, contro il Brescia sì. Questa è la formazione che scenderà in campo con Pinzoglio, Rubin, Martinelli, Camporese e Gerbo al centrocampo, il solito centrocampo con Vitale, Agnelli e Bacca, in attacco Sarno, Mazzeo e Chiricò. Mazzeo è davvero in grandissima forma. I sostituti sono Pelizzoli, Figliomeni, Coletti, Fedele, Fedato, Nicastro e Pinamonti. Secondo me questa partita sarà la più difficile di questa puntata. Ci metto la mano sul fuoco, ma non per Cannavaro, ma perché il Brescia ha un attaccante altissimo di nome Caracciolo e lo conosciamo benissimo. Ed eccola qui la formazione del Brescia, 3-5-2, Rinaldi e Caracciolo. Mamma mia. Tutto pronto, il Brescia dà via a questo match. Ottimo tocco Vacca. Forza Vacca. Sei uno di noi Vacca, sei uno di noi. Il tocco a Vitale. Che parata il portiere del Brescia. L'azione non è finita. Palla al piede, pallone in mezzo. Il portiere esce, la blocca pure. Dai dai, facciamo la partita. Non riusciamo solo a segnare attualmente. Abbiamo avuto ghiotte occasioni, attenzione a Rubin che la va a toccare a Mazzeo. Mazzeo subito per Bacca. Traversa, gol sempre lui. Bacca! Foggia in vantaggio. Mamma mia che fucilata. Mazzeo fa sponda, Bacca di destro colpisce la traversa in modo aggressivissimo, con una potenza assurda. L'ha quasi smontata la porta, l'ha quasi smontata. Mamma mia Bacca, mamma mia Bacca. Bene per Agnelli, Agnelli, bene per Mazzeo, Mazzeo difende il pallone, la va a toccare a Bacca, Bacca subisce fallo, si continua, fammi continuare. Era una grandissima occasione lì. Come sempre, visto che non abbiamo tiratori, è il momento di fare il nostro solito tiro adesso con il capitano. Il capitano Agnelli, 2-0 al 30esimo. Invece questa partita si è rivelata molto semplice. Qualcuno di voi mi ha sempre detto evita di battere queste punizioni, ma invece in Serie B con i portieri che non sono fortissimi facciamo tantissimi gol, perché
La punizione diretta con un giocatore che non sa battere la punizione, il pallone non arriva neanche in porta. Invece così abbiamo la possibilità di inquadrare lo specchio della porta. Chiricò, Foggia che si distende. Chiricò, molto bene per Sarno. Sarno tiene il pallone. Ancora Sarno, la mette in mezzo, il cross è così e così. Niente da fare, attenzione Agnelli, ha spazio con il destro. Pallone che esce fuori di pochissimo. Siamo al recupero di questo primo tempo. Tantissime occasioni per il Foggia. Attenzione perché può fare il 3-0 adesso Mazzeo. La parata e il gol. La parata e il gol, 3-0 nel primo tempo. Ho sbagliato pronostico, pensavo fosse più difficile questa partita. Oh, il Foggia che è troppo forte. Sarno, 3-0. Al 15esimo, al 30esimo e al 45esimo. 3-0. Mamma mia, la partita più bella di questo inizio campionato. Va bene, Vacca ci prova. Vacca! Eurogol di Vacca. 4-0. Ma il portiere del Brescia sta giocando o sta guardando il pallone che entra in rete? Incredibile. Guarda il portiere che non vede partire il tiro. Mazzeo, Foggia, Foggia in attacco, pallone in mezzo. Il colpo di testa di Sarno che non arriva. Ancora Foggia con Rubin che la rimette in mezzo. Il portiere smanaccia, il pallone rimane lì. La rimettiamo in mezzo, la deviazione, corner. E adesso facciamo uscire Mazzeo e facciamo entrare Pinamonti. Bravo Mazzeo, bravo, eccolo qui Pinamonti. Forza, Agnelli, la mette in mezzo, colpo di testa. Il pallone che esce fuori. Gerbo, Vitale, Pinamonti, forza Pinamonti. Ha provato questo tiro, troppo debole, ma non era centrale. Buon tiro. Vacca ancora. Vacca ancora. Salta così l'avversario. Vacca, la parata del portiere. Finalmente si è svegliato. Vitale la mette in mezzo. Colpo di testa. E il pallone esce fuori. Il portiere guarda il pallone che va. Mamma mia. Niente. Attenzione. Attenzione. Gol. È un gol, lo dobbiamo prendere per forza. Segnato Caracciolo. Un errore difensivo perché oramai abbiamo staccato la spina. Non stiamo più giocando. 4-0 era 4-0. Era davvero una partita noiosa. Poi è uscito Mazzeo e Pinamonti ha proprio addormentato la partita del Foggia. Ecco, ecco il Brescia, ecco il Brescia. Attenzione, quasi quasi faceva il 4-2. Finisce ragazzi, 4-1 per il Foggia. Peccato per il gol subito, ma attenzione. Vediamo cosa ha fatto il Frosinone. Attenzione, il Frosinone perde in casa contro l'Empoli 2-0. Il Foggia è in prima posizione. Da solo, incredibile. Il grande Bari vince in trasferta contro il Carpi. Il Venezia di Inzaghi vince 3-0 in trasferta. Bellissimi risultati. Andiamo a vedere la classifica. Non me lo sarei mai aspettato che in queste prime 8 giornate il Foggia distruggesse il campionato. L'ha distrutto, sì, perché ha battuto l'Ascoli, ha pareggiato contro il Bari, che attualmente è in seconda posizione insieme al Frosinone. Vedremo poi contro il Frosinone cosa faremo. Il Virtus Entella in quarta posizione con 15 punti, con 14 in quinta posizione l'Ascoli, Cremonese in sesta posizione con 13, Carpi e Palermo con 12 punti. Andiamo a vedere i prossimi impegni per la prossima puntata. Nella prossima puntata finalmente affronteremo il Palermo, il Carpi e poi ci sarà il Perugia. Attenzione perché poi arriva piano piano il Frosinone. Mi raccomando, se questa puntata vi è piaciuta lasciate tanti bei pollicioni in su, condividete e commentate per supportare i Satanelli. Un bacione a tutti da Pier Dark Knight 91. Mamma mia.